Pierpaolo? Un italiano su tre ha votato comunista il 15 giugno. Come si chiama questo ragazzo? Pino. E com'è? Raccontami. È innocente, mamma. Ma ancora per poco. Stiamo per fare un salto di qualità. Sono entrati nuovi soci. E gente che sta in alto. È tutto documentato. Nomi, cognomi, date, intrecci politici, somme di denaro fino all'ultima lira. C'è un signore al telefono. Mi sembra Steinmetz. Steinmetz? Giorgio Steinmetz? È lo pseudonimo di qualcuno che sa tutto su Cefis. Lei non ha capito con chi abbiamo a che fare, sai? Non mi tocca! Come si chiama sto film che sta a fa? Si chiama Salò. Ma com'è che mi interessa tanto sto ragazzo? Non capisco. Ho trovato il regista e muore papà attore. Facciamo parte del fischiello che ammazza un frog. Pensa un po'. Io non ho capito che devo fare in tutto questo. Ti è il libretto, c'è star nome tuo. È tua la macchina, fregno. Mi stai dicendo che anche lui ti tradirà? Credo di sì. Allora, non ti ama? Solo chi ti ama ti tradisce. Chi ha ucciso Pasolini? La macchinazione. Un film di David Grieco. Musiche dei Pink Floyd. Massimo Ranieri, Libero di Rienzo, Matteo Taranto, François Xavier de Maison. Dal 24 marzo al cinema. Irreale è ogni idea, irreale ogni passione di questo popolo ormai dissociato da secoli, la cui soave saggezza gli serve a vivere e non l'ha mai liberato. Mostrare la mia faccia, la mia magrezza, alzare la mia sola puerile voce, non ha più senso. La viltà avvezza a vedere morire nel modo più atroce gli altri, con la più strana indifferenza. Io muoio, ed anche questo mi nuoce.